primi 20 anni di una nuova era sono passati con anni pieni di avvenimenti e non senza grandi rivoluzioni. In effetti fa specie pensare che nel corso delle nostre vite questi che viviamo verranno chiamati gli anni 20 e poi gli anni 30. Non si penserà più a gangster e jazz, ma forse a Covid, intelligenza artificiale e multiverso. Il XX secolo, percepito così vicino, si sta progressivamente allontanando e già nelle nuove generazioni alcuni miti e racconti sono ormai dimenticati. Ma ecco, quanto è cambiato in 100 anni? 100 anni sembrano, certo, un periodo limitato rispetto alla storia dell'umanità, una vita che sa poco. Eppure, se facciamo un passo indietro, possiamo facilmente scoprire una differenza abissale. Ed è proprio quello che tenteremo di fare oggi. Un viaggio attraverso la vita di 100 anni fa, una fotografia del mondo, nel 1923. All'indomani della Prima Guerra Mondiale, una forte crisi economica sconvolge tutta l'Europa industrializzata, provocando uno stato di conflittualità sociale. Le tendenze rivoluzionarie si manifestano, in particolare, nel cosiddetto Biennio Rosso, 1918-1920, quando in tutta Europa il movimento operaio avanza politicamente, raccogliendo vasti consensi grazie alle riforme ottenute, ossia la riduzione della giornata lavorativa a 8 ore e il miglioramento dei livelli salariali. Contemporaneamente, dal punto di vista economico, tutti gli stati belligeranti attraversano, tra il 1920 e il 1921, una violenta crisi, che porta a una diminuzione della produzione industriale e a un aumento di inflazione e disoccupazione. Solo a partire dal 1924 la crisi sembrerà superata, e grazie all'aumento della produzione industriale, molti crederanno di essere alla vigilia di una nuova età dell'oro. Nuovi settori industriali, aeronautico, automobilistico, si svilupparono anche grazie a una nuova organizzazione del lavoro di fabbrica, nota come Taylorismo. Ma il 1923 si apre in questo scenario di fermento e prorompente entusiasmo, uniti ancora a crisi e disoccupazione. In Italia, il 1 febbraio, la milizia delle camicie nere fasciste assume un ruolo all'interno della struttura statale, prendendo il nome ufficiale di Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Infatti, in Italia, il leader del partito fascista Benito Mussolini aveva nei 2 anni precedenti portato avanti la propria scalata al potere. Gli anni successivi alla fine della guerra erano stati anni di grandi difficoltà economiche. Da una parte, l'agricoltura era in crisi per il parziale abbandono in cui erano stati lasciati i campi durante la guerra. Dall'altra, l'industria, dopo l'anomalo sviluppo verificatosi per esigenze belliche, era alla ricerca di un nuovo indirizzo. La disoccupazione era cresciuta a ritmi insostenibili, aggravando le condizioni dei ceti medi e di quelli più umili. Se a tutto questo aggiungiamo i problemi derivati dalla smobilitazione dei 6 milioni di uomini chiamati alle armi dall'inizio del conflitto, possiamo ben comprendere in quale stato di crisi si trovasse l'Italia in questo primo dopoguerra. L'inflazione, incidendo pesantemente sul tenore di vita delle famiglie operaie e contadine, aveva creato le condizioni per la nascita di sollevazioni e rivolte spontanee. Si era diffusa sempre più nel movimento operaio la convinzione che anche in Italia fossero ormai presenti le condizioni per una rivolta socialista, come era accaduto pochi anni prima in Russia. Scioperi, comizi, agitazioni di massa e barricate erano culminati nel 1920 con l'occupazione delle fabbriche di Torino e Milano per 8 settimane, senza però ottenere nulla di fatto. Classe conservatrice e borghesia agraria cominciavano a temere per i loro privilegi. Di questo stato di cose aveva saputo abilmente approfittare proprio Mussolini, ex socialista, che era riuscito ad aggregare intorno a sé il consenso della media e piccola borghesia e quello dei nazionalisti. Trovò simpatie e appoggi negli altri gradi dell'esercito, tra gli ex combattenti e tra giovani di indole combattiva, ma soprattutto riuscì a ottenere i finanziamenti dei grandi proprietari terrieri e degli industriali. Il 23 marzo 1919 fondava a Milano i fasci di combattimento. Con gli ampi consensi e appoggi di cui godevano, tra il 1920 e il 21, le squadre fasciste distrussero oltre 700 sedi di organizzazioni di sinistra, lasciando alle loro spalle centinaia di morti. Poi, nel 1922, decisero di prendere il potere con la forza.
Mussolini, rompendo ogni indugio, ordinò ai suoi di marciare su Roma per impadronirsi del potere. Vittorio Emanuele si rifiutò di firmare il decreto di stato d'assedio che il presidente del Consiglio Facta aveva sottoposto per poter emanare l'ordine di resistere alle squadre fasciste. Le responsabilità della monarchia in questo frangente furono molto gravi, perché Vittorio Emanuele, scavalcando il Parlamento, invitava Mussolini a raggiungere Roma per formare un nuovo governo. Ad eccezione dei parlamentari comunisti e socialisti, il re ebbe il tacito consenso di tutte le altre forze democratiche, che a loro giustificazione videro in questa soluzione l'unico modo di scongiurare una guerra civile. Proprio il 1923 inizia dunque con lo stabilizzarsi del potere fascista, potere inizialmente esercitato più con la forza che con un vero consenso. Dopo la legalizzazione delle squadre d'assalto, il 3 febbraio a Roma finiscono in carcere Amedeo Bordinga e nei giorni successivi quasi tutti i dirigenti del Partito Comunista d'Italia. Il 21 settembre saranno arrestati anche Tasca, Togliatti, Fota, Gennari, Leonetti, assieme ad altri membri del PCI. Nel frattempo Mussolini perseguiva anche la sua politica di riarmo nazionale. Il 28 marzo veniva istituita con il Regio Decreto numero 645, la Regia Aeronautica, come forza armata autonoma, divenuta dal 18 giugno 1946 Aeronautica Militare. Gli aerei da guerra si riveleranno decisivi nel secondo conflitto mondiale, ma, sebbene nei primi tempi l'industria italiana era all'avanguardia, gli standard europei ben presto la supereranno. Tra le altre riforme, assume particolare valore la legge sulla scuola del 15 novembre. Con la relazione al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, si afferma definitivamente la riforma scolastica, che già aveva elaborato Benedetto Croce. Portata avanti dal filosofo Giovanni Gentile, ministro della Pubblica Istruzione, tale riforma rimarrà in vigore per lungo tempo, influenzando la scuola fino ai nostri giorni. Infine, il 18 novembre viene approvata la nuova legge elettorale, nota come Legge Acerbo. Essa prevedeva un premio di maggioranza pari ai 2/3 di seggi per il partito più votato che avesse superato il quorum del 25%. Le operazioni elettorali si svolgeranno tuttavia sotto il segno dell'intimidazione e della violenza. Dopo la vittoria, con oltre il 60% dei voti, i soprusi saranno denunciati dal deputato socialista Giacomo Matteotti, la cui opposizione sarà repressa con il suo ben noto assassinio. In Germania il 1923 vede il tentativo da parte di Adolf Hitler di replicare quanto accaduto in Italia. Dopo la caduta dell'impero e la proclamazione della Repubblica nel 1918, si erano susseguiti in Germania gli scontri tra le fazioni, particolarmente attivi i comunisti, la Lega di Spartaco, che capeggiati da Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg avevano tentato una sommossa rivoluzionaria nella notte tra il 5 e il 6 gennaio 1919 a Berlino. Il tentativo era fallito e i due agitatori erano stati arrestati e assassinati. Il 19 gennaio 1919 un'assemblea costituente, dominata dai socialdemocratici alleatisi con i cattolici del centro e i liberali, si era riunita a Weimar ed aveva elaborato una costituzione democratica molto avanzata. La neonata Repubblica di Weimar era comunque caratterizzata dall'instabilità politica, anche perché i borghesi erano diffidenti nei confronti del sistema democratico, considerato legato alla sconfitta del 1919. E la questione delle riparazioni non faceva che aumentare questo stato d'animo. La Germania, infatti, doveva pagare ben 132 miliardi di marchi ai vincitori. Per poter pagare il debito, il governo aveva aumentato la stampa di banconote, facendo crollare il valore del marco e provocando un processo inflazionistico che aveva reso difficilissime le condizioni di vita della popolazione. I gruppi di estrema destra, tra i quali milita il piccolo partito nazionalsocialista di Adolf Hitler, decisero allora di approfittarne per sferrare una campagna terroristica contro la classe dirigente. Quando la Germania nel 1923 chiede una moratoria sul pagamento dei debiti di guerra, Francia e Belgio occupano il bacino minerario della Ruhr, la regione tedesca più sviluppata economicamente. Vi sono così tentativi di insurrezione sia da parte dell'estrema sinistra ad Amburgo che da parte dell'estrema destra. A Monaco, il 9 novembre, Adolf Hitler proclama la Rivoluzione Nazionale, o Putsch di Monaco.
e organizza un tentativo di colpo di Stato, represso il giorno stesso dalle forze di polizia. Verrà condannato a 5 anni di reclusione. Il governo decide allora di avviare una politica di stabilizzazione monetaria e di riconciliazione con la Francia. L'accordo con i vincitori verrà infine trovato grazie alla mediazione del finanziere statunitense Charles Dawes, il quale presenta un piano finanziario. Il piano Dawes, accettato sia dai francesi che dai tedeschi, consentirà alla Germania di risollevarsi economicamente. Come sappiamo, nell'arco di 10 anni la Repubblica di Weimar precipiterà con il consenso popolare verso la dittatura nazista. Intanto, il 26 febbraio, Jack Dempsey diventava il campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Gare sportive e lo sport di massa si stavano infatti diffondendo. La liberazione, unita all'improvvisa distensione dopo le molte atrocità della guerra e alla certezza di essere sfuggiti ormai a una morte violenta, suscitò nella gran maggioranza della popolazione una gioia irrefrenabile di vivere, come per recuperare il tempo perduto. Oltre a praticarli in prima persona, gli uomini del 1923 si divertivano a guardare gli sport, la cui spettacolarizzazione andava al pari passo con il gusto per le imprese eroiche e impossibili, per i record e le conquiste dei cieli. Il 6 marzo lo statunitense Johnny Weissmuller nuota i 400 metri in 4 minuti e 57 secondi, nuovo record mondiale. Il 26 maggio nasce la prima 24 ore di Le Mans, gara che mette ai limiti gli autisti delle prime auto da corsa. Il 25 agosto a Zurigo, il giovane ciclista Libero Ferrario vince il terzo campionato del mondo di ciclismo su strada, nella categoria dilettanti, l'unica categoria esistente all'epoca. È il primo italiano a trionfare in un campionato mondiale di ciclismo. Inoltre, si inizia a sperimentare qualsiasi tipo di marchingegno o imprese aerei, biplani, triplani, aerei con doppia fusoliera, senza fusoliera e quant'altro. Inoltre, raggiungevano la piena affermazione i trasporti di beni e persone via dirigibile, sviluppati durante il conflitto mondiale. Il 3 marzo 1923, a New York, esce il primo numero del Time. Dopo la vittoria in Europa, gli Stati Uniti conoscono una fortissima espansione, dovuta all'apertura dei nuovi mercati europei. Le città diventano fulcri di dinamismo e velocità. Dalle automobili ai grattacieli, tutto inno alla modernità. Non a caso si parlerà dei ruggenti anni 20. Lo sviluppo industriale dei consumi è però unito a diffusa povertà nelle campagne, all'isolazionismo in politica estera e dal 1919 al proibizionismo degli alcolici, che paradossalmente fa prosperare le gang di malviventi. Basti pensare che nel 1923 la Commissione per il Crimine di Chicago pubblica una lista di 28 personaggi dichiarati nemici pubblici, ai quali James Belcastro e Al Capone. Il crollo di Wall Street nel 1929 porterà alla chiusura di molte industrie e alla chiusura di questo periodo dei suoi contrasti e contraddizioni. In questo stesso periodo si affermarono in America anche due forme di svago radicalmente nuove, destinate ad avere un ruolo fondamentale nella trasformazione della società: la radio e il cinema. All'inizio, per la maggioranza della gente, la radio fu una gran sorpresa, una novità di cui non potevano prevedere tutte le conseguenze. Si era di fronte ad un mezzo di comunicazione collettivo, di cui ancora non si era ben compreso il potenziale di suggestione. Poi però si scoprì che, a un prezzo assai contenuto, questo apparecchio poteva avvicinare il mondo intero con notizie, annunci pubblicitari, canzoni, trasmissioni culturali e quant'altro. Si cominciò a discutere allora sugli effetti di questa innovazione. Alcuni ritenevano che si sarebbe definitivamente smesso di leggere, altri che teatri e sale da concerto avrebbero chiuso per mancanza di spettatori. Altri ancora temevano che la gente sarebbe diventata completamente passiva, incollata all'altoparlante, non sarebbe più uscita di casa, isolandosi completamente per ascoltare i programmi della radiofonia. Quasi contemporaneamente alla radio si sviluppò l'arte cinematografica. Il cinema era molto meno caro del teatro, molto più divertente e spettacolare. Grazie al susseguirsi di scene, una diversa dall'altra, era il divertimento più facile, il più passivo per la gente mentalmente pigra.
ma anche quello capace di maggiore suggestione, per il nuovo modo di mostrare la realtà. In America nacque il mito di Hollywood, le celebrità presto fecero il giro del mondo sugli schermi. Intellettuali e uomini di governo compresero presto che sia la radio sia il cinema erano formidabili strumenti di persuasione, in grado di polarizzare l'attenzione della gente e quindi di manipolarne le idee in una direzione o nell'altra. Questa capacità di suggestione verrà ben compresa dalle dittature, che negli anni del loro potere sapranno utilizzare al meglio questi nuovi strumenti. Il 4 aprile venne fondata la Warner Bros., il 16 ottobre la Walt Disney Company. Il 19 maggio a Monza, in Italia, si apre la prima Biennale delle Arti Decorative, conosciuta successivamente come Triennale di Milano. Non è questa l'unica manifestazione di arte applicata e industria della decorazione. Si andavano in effetti diffondendo, in quegli anni, prodotti di consumo con design sempre più curato e ornamentale. L'estetica dei ruggenti anni venti sarà definita proprio a partire da una di queste manifestazioni, l'Esposizione Internazionale di Arte Decorativa e Industrie Moderne, che si terrà nel 1925 a Parigi. Stiamo insomma parlando dell'Art Deco, gusto che privilegia la semplificazione geometrica e combina motivi ornamentali antichi e moderni nei più vari campi dell'arte, dell'arredamento e dell'architettura. Contemporaneamente sono rivoluzionati anche il mondo della moda e dello spettacolo. Soprattutto il look femminile ne esce completamente trasformato. Durante la guerra, spesso le donne avevano dovuto sostituire i loro uomini nelle fabbriche, nei campi, negli uffici, acquistando un'indipendenza che nel dopoguerra aveva portato alla loro inclusione nelle professioni un tempo esercitate dai soli uomini. Questo dinamismo le trasformò anche esteriormente a livello di costumi. Abbandonarono il busto, indossarono gonne corte, si tagliarono i capelli e da angeli del focolare divennero protagoniste della società dell'epoca. Spesso indossavano pantaloni e cominciarono anche a fumare in pubblico. I divertimenti tradizionali vennero modificati radicalmente. I balli popolari, che comunque continuavano a sopravvivere in molte regioni d'Europa, furono soppiantati da nuove forme di danza. I valzer viennesi continuarono ad avere successo per tutti gli anni venti. Un notevole successo lo ottenne anche il tango di origine argentina. Ma in quegli anni furoreggiò in particolare la musica jazz, importata dall'America, invase dapprima i locali di Parigi e poi il resto dell'Europa. Il jazz, per la sua carica provocatoria, viene considerato dai ben pensanti come una degenerazione. Diede però vita a invenzioni audaci come il charleston, che toccò il suo culmine verso la metà degli anni venti. Per la vincitrice Inghilterra, il 1923 porta alla conclusione, il 24 maggio, della guerra civile irlandese. Dopo la guerra, la Gran Bretagna aveva infatti dovuto affrontare le mire indipendentiste dei popoli sotto il suo dominio. L'Irlanda riprese le agitazioni per l'indipendenza ad opera dell'IRA, l'Irish Republican Army. Gli scontri porteranno al trattato di indipendenza riconosciuto bilateralmente. Proprio il 6 dicembre, ad un anno dopo la firma del trattato anglo-irlandese, nasce lo Stato libero d'Irlanda. Per quanto concerne l'impero coloniale, l'Egitto aveva ottenuto l'indipendenza nel 1922, anche se la Gran Bretagna conservava il controllo del canale di Suez. In India, invece, cominciavano nel 1919 una serie di manifestazioni organizzate dal Partito Nazionalista Democratico, guidato da Gandhi. Costui, tramite una campagna di resistenza passiva e non violenta, andava formando le coscienze del suo popolo. Diverse altre colonie, tra cui Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica e Canada, otterranno lo statuto di Dominion, che conferisce loro una certa autonomia, pur lasciando la gestione della politica estera al governo inglese. Nel 1931, infine, verrà creato il Commonwealth, che riunisce tutte le ex colonie britanniche e istituisce accordi commerciali privilegiati tra questi e l'ex madrepatria. La situazione politica interna vede nel 1923 il declino del Partito Liberale Riformista, mentre sorge il Partito Socialista Laburista, appoggiato dai sindacati operai. I laburisti conquisteranno il potere l'anno successivo. In Spagna, invece, il 13 settembre, il capitano generale della Catalogna, Miguel Primo de Rivera, ordisce un colpo di Stato riconosciuto dal re Alfonso XIII come reazione dell'esercito alla crisi politica. La cosiddetta sollevazione separatista catalana
pone le premesse per la futura guerra civile, che nel 1936-37 vedrà la vittoria del dittatore Francisco Franco. Il 1 settembre, un violento terremoto tra il 7° grado e mezzo e l'8° grado e mezzo della scala Richter colpisce la pianura del Kanto in Giappone, provocando oltre 100.000 morti. Il terremoto devastò Tokyo, il porto di Yokohama e le prefetture circostanti di Chiba, Kanagawa e Shizuoka e causò grandi distruzioni in tutta la regione del Kanto. Dato che il terremoto avvenne all'ora di pranzo, quando molte persone stavano utilizzando il fuoco per cucinare, i danni furono incrementati da incendi che divamparono in numerosi luoghi e che furono rapidamente alimentati dal violento tifone che si stava avvicinando sulla costa della penisola di Noto. Gli incendi furono la principale causa del grande numero di vittime. Il dopoguerra aveva portato al Giappone una prosperità senza precedenti. Il Giappone andò alla conferenza di pace di Versailles nel 1919 come una delle grandi potenze militari e industriali del mondo. Ricevette il riconoscimento ufficiale come uno dei 5 grandi del nuovo ordine internazionale. Il sistema politico bipartitico, che si stava sviluppando in Giappone dalla fine del secolo precedente e l'inizio del nuovo, giunse infine alla maturità dopo la Prima Guerra Mondiale, dando origine al soprannome di questo periodo, la democrazia Taisho. La classe politica fu ben presto preoccupata dai movimenti di rivoluzione comunisti, che come in altri paesi si erano diffusi a seguito delle vicende russe. Il 27 dicembre fallì un attentato comunista alla vita del principe reggente Hirohito. Inoltre il nazionalismo cinese emergente, la vittoria dei comunisti in Russia e la crescente presenza degli Stati Uniti in Asia orientale agirono contro gli interessi di politica estera del Giappone. La spedizione di 4 anni in Siberia e le attività in Cina, combinate con programmi assai dispendiosi sul fronte interno, avevano dilapidato i guadagni conseguiti dal Giappone durante la guerra. Il Giappone poteva sperare di divenire la potenza dominante in Asia solo attraverso pratiche d'affari più moderne, supportate da un ulteriore sviluppo economico e da una modernizzazione dell'industria. Contemporaneamente iniziò un processo di affermazione nazionale, che sarebbe culminato con l'espansione nel Pacifico nel decennio successivo. Altra priorità era ribadire la dignità internazionale del paese. Hirohito effettuò addirittura una tournée mondiale con lo scopo di farsi conoscere come leader di una nazione all'avanguardia e pienamente al passo con le potenze occidentali. Nel giugno 1923, in Russia, a Krai di Chabarovsk, si arrende la Repubblica Ucraina dell'Estremo Oriente, ultima enclave antibolscevica. Nel 1917, infatti, si era consumata la rivoluzione russa, con l'instaurazione del nuovo Stato bolscevico, con Lenin come guida. I bolscevichi, però, dopo il trattato di Brest-Litovsk, avevano chiuso una guerra estera per aprirne una civile. Gli eserciti di controrivoluzionari, i cosiddetti bianchi, combatterono l'armata rossa rivoluzionaria, con violenze atroci da parte di entrambe le parti. Alla fine del 1920 i bolscevichi avevano in mano l'intera Russia, eppure non tutti i territori che originariamente erano parte dell'impero zarista confluirono immediatamente nella nuova Repubblica Socialista Federativa. Proprio nel 1923 cadde anche l'ultima resistenza in Ucraina. Il 30 dicembre 1922, nel frattempo, era nata ufficialmente l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, che includeva tutti gli stati satellite in cui l'Armata Rossa aveva per così dire esportato la rivoluzione. Già all'epoca era cominciata la severa repressione di ogni protesta. Dissidenti e rifugiati si riversavano così in fuga nei paesi del centro Europa, alimentando le fila dei disoccupati. Un caso che merita un'analisi più dettagliata è quello dello Stato turco. Ed ecco dunque con grande piacere che invito un ospite speciale. Il professor Vittorio De Caprio ci illustrerà la situazione della materia. Il 1923 è stato un anno cruciale nella storia della Turchia, segnato da importanti cambiamenti politici, sociali e culturali. Durante questo periodo il paese ha assistito alla fondazione della Repubblica di Turchia e all'inizio di una serie di riforme guidate dal suo primo presidente, Mustafa Kemal Atatürk. Queste trasformazioni hanno gettato le basi per la moderna Turchia e hanno influenzato profondamente il corso della sua storia successiva. Il tutto si può riassumere in 3 punti principali. 1. La guerra d'indipendenza. La Turchia affrontò una lotta lunga e ardua per ottenere l'indipendenza dall'occupazione straniera.
La guerra d'indipendenza, iniziata nel 1919, vide i turchi combattere contro le forze greche e altre potenze straniere, che cercavano di sfruttare il vuoto lasciato dalla caduta dell'impero ottomano a proprio favore. La vittoria turca, nel 1922, portò all'abolizione del sultanato e gettò le basi per la nascita della nuova repubblica. Punto 2. La fondazione della Repubblica di Turchia. Il 29 ottobre 1923 la Turchia fu ufficialmente dichiarata una repubblica, segnando la fine dell'era del sultanato ottomano. Mustafa Kemal Atatürk divenne così il primo presidente della nuova repubblica e si impegnò a riformare il paese in base ai principi della laicità, democrazia e modernità. Punto 3. Le riforme di Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk fu il principale artefice delle riforme che trasformarono radicalmente la società turca. Le sue politiche si concentrarono sulla modernizzazione, sulla secolarizzazione e sulla promozione dei valori occidentali. Tra le riforme più significative si annoverano: A. La separazione tra religione e Stato. Atatürk introdusse la laicità come principio fondamentale della Repubblica di Turchia, garantendo la libertà di religione e proteggendo i diritti delle minoranze. Punto B. La riforma del sistema legale. Atatürk promosse l'adozione di un nuovo sistema legale basato sul diritto europeo, sostituendo il sistema giuridico islamico precedentemente in vigore. Punto C. L'alfabetizzazione e l'istruzione. Furono intraprese importanti iniziative per promuovere l'alfabetizzazione di massa e l'istruzione obbligatoria, con la creazione di scuole e l'introduzione di un nuovo alfabeto latino. Infine, il punto D, l'emancipazione delle donne. Atatürk sostenne attivamente i diritti delle donne, promuovendo l'emancipazione femminile attraverso il riconoscimento del diritto di voto e la partecipazione delle donne alla vita politica e sociale. Dunque, scusandoci per qualche piccola lacuna, vi presentiamo una fotografia del 1923. Grazie a tutti e al prossimo documentario.